Kia ora a tutti, eccoci qui a parlare dell'ultima giornata dei gironcini del Mondiale, dove c'è stata l'ennesima sorpresa, ma lasciatemi dire uno sfogo, e parlo naturalmente di tutti quelli che stanno scrivendo cose veramente assurde sul calcio femminile su Facebook, chi cita addirittura la corazzata Potëmkin, chi scrive... La squadra di amici mi batterebbe, la mia squadra di amici batterebbe la nazionale, tutte queste cosette qua. Naturalmente, da bar, naturalmente, tutta gente, tutti uomini che si considerano naturalmente campioni e chissà cosa, esperti di calcio, e dopo quando li vedo giocare, naturalmente. Dicono ti tiri come una checca, sei fuocio, non fare il fuocio, tutti belli a petto nudo, naturalmente, sì, non fare la signorina, tutte queste cose qua, naturalmente, mancano bestemmie, non mancano naturalmente insulti al sesso femminile, naturalmente si... Parlano anche delle proprie compagne, delle proprie mogli, naturalmente ai loro amici. Insomma, tutta questa gentaglia qua. Ecco, io voglio dire a tutti questi signori, naturalmente, ma che naturalmente sono gente da bar, naturalmente, da bar, ma anche da piscina, che dopo vanno nei bar e cercano anche di fare, naturalmente... Il cascamorti con la barista di turno, soprattutto se è giovane, naturalmente, perché se è vecchia non la fanno, ma se è giovane sì, naturalmente, ecco. E, invece di portare a casa il mazzolino di fiori, baciare la vostra compagna o moglie, compagnia, perché non fate questi discorsi davanti a loro? Voglio vedere dopo cosa vi dicono, eh. Voglio proprio vedere, naturalmente, un messaggio anche a lei. Mogli, alle compagne di questi signori, se sentiteli, lasciateli e chiedete il divorzio, veramente, perché non meritano niente, meritano solo di star soli, punto e chiuso. Gente segnalata su Facebook, vediamo se Facebook fa qualcosa e non mi blocca a me. Solo perché ho detto imbecilli a chi non rispetta i limiti della strada. Ricordiamo qua anche qui a Verona, San Maria di Negrà, è stato messo sotto un ragazzino di 13 anni, guarda caso, che era in bicicletta da uno ubriaco, tanto per dire. Vabbè, lasciamo perdere, parliamo adesso di calcio giocata. E parliamo di calcio giocato e c'è stata l'incredibile, perché ne parlavo proprio ieri. Occhio Fatal Correa, Occhio Fatal Correa, ed è Fatal Correa. Fatal Correa per la Germania un'altra volta, come è stato per la squadra maschile allenata da Joachim Löw in Russia, dove doveva difendere il titolo mondiale. E anche la squadra femminile ha trovato la sua Corea. È sempre la Corea del Sud, naturalmente, non è la Corea del Nord. E la Germania ha fatto una partita scialba. Addirittura nei primi minuti sembrava la Corea in corsa per la qualificazione, perché ha preso il palo con la bravissima, con la Fer. E questa sicuramente ce la ritroveremo anche fra 4 anni, può darsi anche il prossimo anno nel torneo olimpico. Sempre se la Corea del Sud si qualifica, ma soprattutto ha trovato il gol al sesto minuto con Cho, capace veramente con freddezza di superare Melanie Fromm, bravissima giocatrice del centravanti del Tottenham Hotspur, che veramente ha fatto un partitone. Cho Son-yoon.
La Germania a quel punto ha iniziato ad attaccare, ma faceva fatica ad attaccare. Ha trovato il pareggio al 42esimo con Alessandra Popp, bravissima, con un colpo di testa a superare la capitana coreana e a mettere alle spalle di Kim Yoon-mi, ma poi naturalmente nella ripresa sembrava che la Germania potesse segnare, ma non metteva dentro, ma soprattutto l'unica che facevano qualcosa erano Schürrle, che comunque ha fatto questo colpo di tacco, questo colpo dello scorpione. Siccome era anche era in ritardo, era troppo avanti sul pallone, e allora ha fatto questo colpo dello scorpione geniale, se vogliamo dire tutta, ma non andava veramente dentro, corretto proprio da Alessandra Popp, ma viziato dal fuorigioco. Si pensava prima che era Schürrle in fuorigioco col colpo dello scorpione, e invece era Alessandra Popp, come confermato dal VAR. Che dire, dopo la Germania ha trovato nel finale soltanto delle buone occasioni con Lookman, destro chirurgico, che non ha trovato l'angolino destro di Kim Yong-mi, e dopo ancora con Lookman, con un tiro forte sopra la traversa. C'è da dire, c'è anche stata la traversa ancora della solita Alessandra Popp. Lei si è presa, ha segnato in tutte e tre le partite del girone, e non si può dire che naturalmente è la meno responsabile. Veramente mondiale da dimenticare per Debris, mondiale da dimenticare per Oberdorf, mondiale da dimenticare per Bull, naturalmente. Non sono riuscite mai a mostrare qualcosa, a mostrare il loro talento, sinceramente, ma soprattutto la Germania, anche con la Corea, ha preso un gol che abbiamo visto anche nelle amichevoli, nei test match col Vietnam, con lo Zambia, ben tre contropiedi, perché i gol sono arrivati su tre contropiedi. È inutile continuare, ha mostrato una fragilità fortissima in difesa, naturalmente. A parte Form, che comunque, ragazzi, è una buona portiera, ma Martina Voss si sono praticamente illuse, compresa la CT, dopo la partita col Marocco e con la Colombia. Ha perso meritatamente, ma la Corea del Sud era alla portata, bastava solo vincere e basta. E invece si sono fatte anche loro, diciamo, prendere dalla tensione, dal nervosismo, ed è andata a casa, naturalmente. Corea del Sud, che comunque ha giocato anche nel secondo tempo, è andata anche vicino a vincere la partita, ha giocato per vincere la partita. E mi chiedo come mai la Corea del Sud, dov'era nelle altre due partite, soprattutto quella con la Colombia, perché sinceramente quella con la Colombia era alla portata delle Tigresse, e invece non si sono proprio. Hanno quasi, diciamo, mollato, nella ripresa con la Colombia. E quindi si svegliano sempre tardi. Però, intanto, comunque, sono fatali alla Germania, che torna a casa. Tantissime critiche, naturalmente, a Martina Voss. E domani sono curioso a sentire cosa scrive, naturalmente, la Bild. E andiamo a vedere infatti quello che è successo, perché l'incredibile è successo. Il Marocco sembrava un passo ormai, non aveva neanche speranza, 6 gol subiti dalla Germania, eppure si è messo l'anima in pace, si sono messi al lavoro, hanno mostrato umiltà e
e hanno vinto le due partite principali. Corea del Sud per tenersi dentro al mondiale e soprattutto è quella con la Colombia, capolista Colombia che perde praticamente la prima partita al mondiale naturalmente, ma rimane sempre primo perché il primo criterio per la FIFA è la differenza reti. Marocco che vince grazie al gol di Lekmari dopo il calcio di rigore parato da Caterina Perez su Cebak, molto ben parato, devo dire, lì si è aperta un'azione delle marocchine ed è arrivato praticamente il gol di Lakmari. Vediamo su che assist, perché io la partita non l'ho vista. Assist di chi dalla sinistra ha praticamente apparecchiato all'Akmari che ha messo dentro in porta. La ripresa si è vista invece la Colombia uscire, ma si è trovata una grandissima Khadija Erminci, ricordiamo, molto ricercata sul mercato dalle nostre squadre italiane. E sinceramente adesso possiamo ufficialmente dire che esce anche dal Pipero, perché veramente oggi ha fatto una partita stupenda, una grande parata anche su Lida Caicedo, ho visto, e veramente un grande riscatto, perché veramente io non ci credevo del Marocco che prendeva 6 gol, soprattutto una squadra che prende 6 gol nella prima gara passa agli ottavi e la squadra che ha segnato 6 gol nella prima partita va a casa. Cioè, è veramente incredibile, soprattutto se questa squadra si chiama Germania, non è mai uscita ai gironcini ed è uscita quest'anno, nonostante un ranking, la seconda del ranking FIFA praticamente stabile, perché tra le prime due posizioni ormai nel ranking FIFA, diciamo la verità, sono stabili perché la Germania è l'unica squadra che ha superato gli Stati Uniti nella prima posizione, perché dopo dominio Dream Team non ha mai perso, diciamo, il secondo posto, aveva perso un po' per la Francia, un po' dopo il Mondiale di Francia 2019, poi l'ha recuperato. Aveva fatto un buon europeo perché, diciamo, è arrivata anche argento, ma con l'Inghilterra e l'Inghilterra. Quindi aveva fatto un buon percorso, ma sinceramente, tante scelte forse anche sbagliate. Martina Voss è criticatissima adesso, e quindi adesso vedremo domani, su curiosità, cosa pubblicherà la Bild di questo fallimento, perché è un fallimento per la Germania, essendo favorita alla Coppa del Mondo. E voglio dire che la partita, naturalmente, Marocco-Colombia ha visto la nostra Maria Sole Ferreri Caputi in campo, ha abituato bene, c'era anche assistente Di Monte. Brava anche lei, diciamo, come gara ha visto molto bene, se vogliamo dire tutta, il rigore proprio per il Marocco, veramente, perché l'ha visto molto bene. Devo dire la verità, ha visto questa spinta di Harris e veramente complimenti a lei, perché tantissime proteste marocchine, sì, scusate, colombiane, ma il VAR non è intervenuto, quindi ha confermato la decisione sul campo da parte della nostra Ferreri Caputi, bravissima a vedere questo rigore, veramente. Bene, andiamo a vedere per dovere di cronaca, quindi la classifica finale. Che questa, naturalmente, la Colombia vince il girone grazie alla differenza reti
migliore della Marocco con 6 punti, Marocco 6 punti, peggior differenza reti con meno 4, la Germania, pensate un po', va a casa con una differenza di reti di più 5 e 4 punti. Beh, e la Corea del Sud, naturalmente, ultima, era già eliminata, va a casa con bel meno 3. Naturalmente, pensiamo un po' che il Marocco, con la peggior differenza reti, passa agli ottavi di finale. Bene, e per chiudere, naturalmente, vi leggo naturalmente un po' gli ottavi di finale. Domani. Turno di riposo, ma comunque ci vediamo per parlare di Svizzera, Spagna e Giappone e Norvegia, che sono i primi. Allora si inizia sabato, a, diciamo all'ora di colazione, alle 7 della mattina, se volete, con Svizzera, Spagna e poi alle 10 Giappone e Norvegia, sinceramente questa imperdibile, ma anche Svizzera, Spagna, attenzione, anticipo di Nations League. Poi domenica, alle 4 della mattina, purtroppo alle 4 della mattina si gioca Olanda-Sudafrica. Io sinceramente pensavo che la FIFA spostava l'orario di questa partita, perché era palese che dicevano che era gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono arrivati secondi, e allora c'era questo quarto, questo ottavo di finale, siccome c'era la prima del girone E contro la seconda del girone G. Naturalmente era palese che c'erano gli Stati Uniti primi, e allora giocavano nell'orario della prima serata americana, che in America erano le 21, se vogliamo dire tutto a quell'ora lì, tipo a New York sarebbero state le 21 quell'ora lì, e invece o le 22, adesso non mi ricordo bene, devo guardare, ecco, e allora si giocava in una, diciamo, serata, prima serata americana, ma non c'è l'America, non ci sono l'America, ci sono Olanda e Sudafrica. Anche in Sudafrica il fuso orario è simile al nostro, solo che hanno l'ora solare essendo inverno, e in Olanda dovranno svegliarsi alle 4 della mattina per vedere le loro beniamine. Vabbè, e quindi si gioca alle 4 della mattina. Mentre alle 11 Svezia, Stati Uniti di domenica, che sarebbero le 5 della mattina in America, tanto per dire, vale? Quindi vedete voi, pensavamo che forse spostavano Svezia, Stati Uniti in un orario migliore, ma certo che c'è anche la Svezia, che naturalmente no, vogliono vederla naturalmente a un orario migliore rispetto a quello americano, naturalmente. Invece saranno gli americani ad alzarsi per vedere il Dream Team giocare contro la Svezia alle 5 della mattina. Poi lunedì alle 9:30 Inghilterra-Nigeria, e dopo alle 12:30 Australia-Danimarca. I quarti e gli ottavi si chiudono martedì con Colombia-Giamaica, inverosimile, questa inedita come partita, e Francia-Marocco. Ancora una volta il Marocco, ancora uno scontro tra Francia e Marocco, come c'è stata nella semifinale per i maschi in Qatar. Ecco, vi posso dire un'altra cosa, che la Rai trasmetterà tra le partite degli ottavi, ora che non c'è più l'Italia, naturalmente trasmetterà le partite straniere. Vi posso dire che sabato trasmetterà Giappone-Norvegia. Domenica notte, io non capisco perché, trasmetterà invece Olanda-Sudafrica. E lunedì Inghilterra Nigeria ci sta, e martedì Colombia Giamaica. Sinceramente un po' di scelta, a parte Inghilterra Nigeria, che io sinceramente sì, ci sta naturalmente, certo preferirei che facessero più vedere le Maldivas,
però Olanda-Sudafrica non ha senso, sinceramente, se voglio fare audience devo far vedere Svezia-Stati Uniti. Lunedì Inghilterra-Nigeria, sì, sono tutte e due delle belle partite, se vogliamo dire un'altra cosa, però farei più vedere Australia-Danimarca. Io, dopo martedì, sinceramente, Francia-Marocco rispetto a Colombia-Giamaica, con tutto il rispetto. Insomma, un po' di scelte un po' assurde da parte della nostra TV pubblica. Comunque, queste sono le partite che andranno sulla Rai, sinceramente, sicuramente su Rai Sport e non credo su Rai 2. Rai 2 farà vedere sicuramente le finali, le semifinali e naturalmente la finale per loro, naturalmente no, la finale per il bronzo non dovrebbe essere trasmessa dalla Rai. Basta, questo è tutto. Ecco, vi rimando a domani dove iniziamo a parlare di ottavi di finale. Il mondiale comunque va avanti, continuate a seguirlo su FIFA più. Sulla Rai, le partite che trasmetterà, ricordo che le partite che trasmetterà la Rai non andranno su FIFA più. Questo le trovate dopo, naturalmente. Le trovate comunque dopo. E basta. Il mondiale va avanti anche senza l'Italia. Speriamo nel futuro della nostra nazionale che non si ferma questo movimento, perché io ho una grande paura che si ferma invece. E niente, vi saluto sempre con la lingua Maori. Kia ora, a domani.